Emma, Emma, Emmuccia, la bimba a terra l'hai buttata? È peccato la piccina. E non hai sonno, mamma? No? Non hai sonno? Shh, ah, sta dormendo? Shh. In questo nuovo vlog è da un po' che non registro, mi sto struccando. Voi dite: ma tu sei anomala, ti strucchi la mattina? Sì, mi strucco la mattina invece della sera. La sera faccio così, raga. Comunque voi siete strane. Io sono strana, ma voi siete strane che volete i miei tutorial di trucco. Ma come faccio? Vabbè, io ci provo, ne farò uno. Non so che cosa combinerò, non so che risate ci faremo, perché veramente sarà che voi dite che io mi trucco bene, che sono brava, ma comunque io non ho prodotti di marca, quindi invento, cioè veramente invento, perché io non so nemmeno che cosa vuol dire tipo l'illuminante. L'ultima volta ho scambiato un illuminante per un rossetto, mi sa, non mi ricordo, per un ombretto, insomma. Comunque, veramente, da quando ho comprato i trucchi. Allora, per esempio, io mi strucco con le salviette della bambina, del sedere della bambina. Non è che compro le salviette per struccarmi, cioè, vabbè, è così. Già è tanto, eh. Vabbè, sto bene. Dicevo, volevo dire, io ve lo faccio, però datemi il tempo anche di comprare qualche altro prodotto di marca. Oppure ve lo faccio con i prodotti che ho, per me va benissimo, perché molti ti hanno detto: no, ma sei brava, no, ma a noi ci piace, perché comunque alla fine ti sei truccata con dei prodotti semplici, cioè non è che io ho preso dei prodotti di marca chissà che l'essence che costano poco, ma poi il resto erano tutti cinesi, quindi a voi vi è piaciuto il fatto che io non abbia usato prodotti di marca costosi, perché purtroppo chi fa sti mestieri è normale che usa i prodotti della MAC. Non mi ricordo le altre marche, cioè non le so proprio, so solo la MAC perché dicono che è tanto buona. No, ci stanno altre marche comunque che non sono tanto costose. Quindi mi è piaciuto sto fatto mio casereccio di fare sto tutorial e io sono contenta, eh? No, sono contenta, però non è per me. Quindi se ve lo faccio, ovviamente è sempre in chiave comica, vi faccio vedere il mio trucco giornaliero, quello sì. E niente, oggi mi devo sciampare. Voce del verbo sciampare, perfetto. Io sciampo, tu sciampi, gli sciampa. E infatti, ieri sera mi sono anticipata la cucina, la cameretta. Ho tolto tutto il macello che avevo in mezzo perché ho detto domani mattina mi devo dedicare a me. Quindi, voglio fare lo shampoo, i capelli, un bel trucco e basta. Cioè, questa sperando che il tempo sia buono perché ieri siamo scesi, ieri di sera. Che devo fare alcune commissioni e stava diluviando, quindi siamo dovuti tornare a casa. Prendi la bambina da mia madre che stava lì, che se l'era portata un po', corri a casa. Non ho fatto nulla, solo un po' di spesa e nulla. Ieri mi sono fatta le unghiette. Aspettate, vediamo se riesco a farlo. Ma questo telefono non mette a fuoco, manco a pagarlo. Il prossimo acquisto un telefono. Allora, aspettate. Non ce la farò mai. Vabbè, comunque queste sono le mie unghiette blu, glitterate, ovviamente le ho fatte io. E sono stracontenta perché sono venute benissimo. Non, vabbè, non rendono niente, come al solito, sembrano lilla, viola. E infatti ho detto ad Antonio, devo vedere di prendermi, mi voglio prendere l'S10. Comunque non costa tantissimo. Perché ero tentata sull'iPhone in realtà. Poi ho pensato, non voglio cambiare, non cambia la strada vecchia per quella nuova, anche perché so che l'iPhone appena cade si spacca e io il mio telefono cade tipo un giorno sì, un giorno no, anzi forse tutti i giorni, preferisco non cambiare, ecco, quindi magari mi prendo l'S10 e questo qui vedo se me lo vendo, comunque lo do di solito i negozi se lo prendono e te lo valutano. E tu metti la differenza. Adesso vedo un attimino.
E poi come acquisti quest'anno, vi sto parlando di acquisti che non c'entra niente con da come sono partita, abbiamo deciso di cambiare la camera da letto perché comunque, come ben sapete, i cani ce l'hanno rovinata e stiamo iniziando a vedere per la camera da letto perché in realtà devo cambiarmi tutti i mobili, eccetto la cameretta che è nuovissima perché là i cani non mettono piedi a meno che non ci sto io, quindi non hanno modo di toccare i mobili. E sto ancora un po' raffreddata, un po', però sto meglio. E quindi sto iniziando a vedere le camere da letto, ovviamente non costose, quindi sempre camere da letto basic, però carine. E stiamo vedendo vari, come si dice, vari negozi, vari store, anche se qui ti devi spostare perché qua proprio a Taranto ci sono, ma sono carissimi. E anzi, se voi siete della Puglia, mi sapete indicare qualche bel negozio perché io questi l'ho preso a Mercatone 1, ma da quello che so è fallito, quindi non posso più andare. E quindi ora mi prendo la camera da letto e le sedie, perché come voi vedete, alcuni mi hanno chiesto, ma tu non hai le sedie? Quelle originali io ce l'avevo, si sono rotte tutte, le gambe si sono spaccate. Dopodiché mia madre e mio fratello mi hanno comprato, i miei e mio fratello, altre sedie, che sono quelle bianche con i buchini, che non so se avete visto, e anche quelle si sono rotte le gambe e le tengo così per appoggiare le cose, perché in realtà per sedere non sono buone, però per appoggiare le cose sì. Dopodiché, siccome ci eravamo stancati di comprare sedie, mia madre mi ha dato quelle sue bianche di plastica che aveva una volta in villa, perché mia madre aveva la villa prima, quindi tengo quelle lì più qualche altra sedia raccattata, insomma. Adesso mi vorrei comprare delle belle sedie da cucina perché i tavoli ne ho tre. Io ho tre tavoli, quindi tavoli non ne compro. C'ho uno dove lavoro, uno dentro la cucina dove mangiamo, un altro ce l'ha Antonio nel salone. Sono comunque abbastanza messi bene, nuovi. Quindi solo le sedie. Raga, sono 6 minuti e 36. Questo video sarà lunghissimo perché io oggi sono molto logorroica, quindi mi dispiace per voi. Andiamo a preparare la colazione e poi chiacchieriamo più tardi. Allora ragazze, vi devo dare una notiziona. Domani prenoto la nutrizionista. Sì, mi sono decisa, ho parlato con Antonio, ovviamente lui è d'accordo. E devo dare una svolta perché da sola non riesco, ve l'ho già anticipato. Le ragazze della chat già lo sanno e quindi ho bisogno di farlo assolutamente perché non mi interessa se arrivano le feste, se... Mi arrangio, l'ho voluto io perché potevo fare una dieta fatta bene e invece no, non l'ho fatta e quindi adesso mi tocca fare la fame e ho bisogno di un aiuto, da sola non riesco. Allora, stamattina tralasciamo la dieta da parte perché poi ne parleremo nel momento in cui inizierò realmente, perché voi sapete che non vi prendo in giro e quando non sono a dieta ve lo dico. Quindi non ho problemi di dire sto mangiando o non sto mangiando. Voi lo sapete che l'ho sempre fatto e me ne frego delle chiacchiere perché io sono onesta e questa è la cosa bella del mio canale. Il mio canale è pulito e questo mi fa vivere bene. Ok, detto questa piccola parentesi, stamattina faccio colazione con questi qui, i Choco Grano. Parlando di un prodotto comunque non male, sono fatti con farina integrale e cioccolato. Aspettate che ora vi vedo un attimino se ci sono gli ingredienti. Allora, comunque un cacao fondente, quindi sono ideale anche nella dieta. Ah, ecco qui. Quindi stiamo parlando, dicevo, di farina di frumento e una farina integrale, poi c'è l'olio di girasole, vabbè il burro, come al solito lo mettono, però non lo so perché è sottolineato il burro, il miele, latte scremato, uova, cioccolato e cioccolato magro. Quindi, ve li volevo parlare perché questi comunque sembrano abbastanza ideali per la dieta, ovviamente sempre mangiati tipo 3. Non 5 come gli Orosei, perché secondo me gli Orosei sono un po' più leggeri. E sono buonissimi, sono questi qua, ovviamente della Mulino Bianco. E devo dire che sono buoni. Quindi ne mangerò qualcuno stamattina, ce l'ho da un po' di giorni e me ne sto mangiando tipo 3 o 4 al mattino.
perché avevo letto con farina integrale e cacao amaro, ho detto proviamo, in effetti sono molto leggeri all'interno. E nulla, questo vi volevo dire, acquistateli, vedete dietro com'è forte il pacco, vi fa vedere proprio l'effetto della farina. Sono molto molto buoni, certo costicchiano, però ma se li comprate solo per voi alla fine il pacco vi dura. Vedete che carino, l'ho comprato ieri, ne ho comprati tantissimi in verità, e uno l'ho fregato a mia sorella, però poi gliel'ho dovuto dire perché ha detto se se ne accorge. Niente, raga, mi piacciono tanto, poi vi sono piaciute anche a voi, avete detto, ah, stai benissimo, io mi sono proprio montata la testa e li ho comprati. Beato a chi si monta la testa veramente se lo può permettere, io purtroppo no. Va bene, ragazzuole, faccio la mia colazioncina e ci aggiorniamo fra un pochettino. Bye bye. Allora, ragazze, l'ultima volta vi ho fatto spaventare perché non avevo questo strumentino, lo so, è un po' antico, ma a me piace. Io l'ho comprato apposta antico perché sono una donna molto antica. Oddio, vista così con i capelli blu, smalto a gel e tatuaggi, non sarei tanto antica, però va bene. Anche gli antichi avevano i tatuaggi. Detto questo, vado a farmi il tutorial. Niente, Emma che si affoga con l'acqua. Il tutorial di come aprire una fantastica latta di pomodori, perché io penso che è importante fare questi tutorial, perché sono dei tutorial utili. Allora, per prima cosa, impugnare l'apriscatole. Come vi devo far vedere? Non lo so. Una volta impugnato l'apriscatole, per bene, mi raccomando, usatelo per bene, andate a spingerlo nell'apposita linea. Nell'apposita linea del vostro scatolo, quindi questa linea, la prima linea, ok? Con molta forza. Mi sa che mi devo spostare un attimo. Perfetto, con molta forza e determinazione. Una volta che sentirete lo sfiato, vuol dire che si è fatto un buchino nel vostro scatolo. Andiamo a impugnare bene e andiamo a tagliare il tutto. Facilissimo, vedete quanto è facile? Ovviamente state sempre molto attente perché questo arnese è molto molto pericoloso. Ecco, mi si è bloccato e adesso qui come faccio? Devo fare un altro buco. Vedete quanto è difficile aprire gli scatoli? Lo so, sembrerebbe un tutorial di Halloween, ma in realtà Halloween è superato ormai. Oddio. Non è per me, guardate, adesso come lo apro questo scatolo? Voi dite, ah, compra una biscatola che è facile, ma non è facile. Devo fare? No, mamma, spostati. Lo so che vi sto facendo spaventare. Ah, ce l'ho fatta. No, non ce l'ho fatta. Secondo me devo fare un corso accelerato di come aprire le latte di pomodori, perché ho un serio problema, ragazze. Secondo me fra un po' mi faccio la doccia di pomodoro, che dite, fa bene al corpo? Secondo me il pomodoro è nutriente come crema. Ah, voilà, ce l'ho fatta, yeah! Vado a cucinare gli gnocchi dopo aver sudato e fatto sport, perché questo è anche uno sport, ve lo assicuro. Buongiorno ragazzi, allora oggi è lunedì. Praticamente Emma è sveglia dalle 4. Si è voluto alzare. Siamo stati un po' in cameretta, adesso ho riordinato, sono le 6, siamo in cucina perché voglio lavarmi i piatti. Tanto ormai siamo in piedi, mamma mia. Ieri però non ho più registrato ovviamente, come al solito ormai. E nulla raga, adesso metto a pulire perché voglio fare la colazione un po' più tardi in modo che riesco poi a seguire bene la dieta oggi. E poi più tardi chiamiamo la nutrizionista insieme. Quindi niente, sono contenta, spero che andrà bene. Comunque stanotte sono stata male con la tosse, ho preso una Benagol.
Raga, vi assicuro che io ce l'ho ancora sullo stomaco, una piccola caramellina non la riesco a digerire, anche se mi aiuta tanto, che è una delle poche, diciamo, che io prendo quando sto male, però ancora non l'ho digerita, ce l'ho proprio sullo stomaco la caramellina, assurdo. E nulla, raga, ovviamente la solita colazione, quindi latte, fette biscottate, niente di particolare, e non vedo l'ora di andare da lei e cercare di farmi comunque una dieta che mi stimoli. Perché, come ben sapete, io ne ho due di diete, però voglio una che mi stimola e che mi dia la voglia di ricominciare, di andare avanti, insomma, queste cose qua. E allora io mi metto a pulire e ci vediamo dopo per la colazione. Ecco qui, ragazze, la colazioncina è pronta. Allora, ragazzuole, faccio la mia colazione. Praticamente ho già lavato tutta la cucina, ho lavato a terra, ho lavato anche il corridoio. E adesso faccio colazione e torno a letto. Tanto, che devo fare? Ho messo a fare una lavatrice, mi sto praticamente anticipando il tutto e sicuramente Emma si addormenterà tra un po', ne sono sicura. Anzi, appena finisco faccio mangiare anche i cagnolini e mi tolgo il pensiero. Emma sta mangiando una fetta biscottata e nulla, io adesso mi guardo un video, faccio colazione e poi spero di tornare a dormire almeno un'oretta, perché ho già mal di testa. Ti vai sveglia dalle 4, ti metti a pulire, non è che dici vabbè stai rilassata, comunque uno ne approfitta, no? Inizialmente sembrava uno zombie, poi ho detto vabbè, ma ne approfitto e mi metto a pulire, e quindi nulla. Poi più tardi, se il tempo permette, perché stanotte è diluviato, vorrei scendere un pochettino, almeno un'oretta, per svagare un po' il cervello, e noi ci aggiorniamo dopo. Ma raga, allora alle 7 ha fatto finta di addormentarsi. Alle 7:30 già si è svegliata. Io ho provato ad addormentarmi, ma non... Ha dormito poco. Ma come si fa? Sta sveglia dalle 3:30, dalle 4 in piedi. Non ce la posso fare. Ciao. Ciao. Saluta. Come mi chiamo io? Come mi chiamo io? Dillo. Io come mi chiamo? Fa finta di non saperlo. Io come mi chiamo? Non mi spingere. Come mi chiamo? Emma, come mi chiamo? Dillo. Mamma. E dillo. Mamma piange. Mamma. Mamma. Non lo puoi dire. Hai sonno. E chi c'è? Sì, salve dottoressa, sono Barone Daniele, la sorella di Annalisa. Sì, salve. Senta, io già venivo da lei e vorrei tornare, quindi vorrei prendere un appuntamento. Sì. Quindi oggi vedi alle 16? No, l'altra sera. No, facciamo, va benissimo, perché voglio iniziare da subito. Perfetto, ci vediamo giovedì alle 16, grazie, salve, salve. Allora ragazze, mi sono presa qualche minuto prima di chiacchierare con voi di questa cosa, ve l'avevo già annunciato tante volte, ma scusate, sto mettendo i cartoni ai cani perché devo scendere, ma non l'avevo mai fatto, nel senso che in questo periodo ero molto... Allora, io se non sono sicura di una cosa non la faccio, quindi ci ho pensato, ci ho ripensato, ho visto che ho ceduto troppe volte... E quindi stavo sempre lì a dire lo faccio, non lo faccio, chiamo, non chiamo, riprovo, non riprovo. Come avete visto, ho provato e riprovato 3 miliardi di volte di rifare la dieta e non sono riuscita da sola, fino a che ho detto adesso basta. E voi sapete che se io vado, scusate, ma sto preparando i cani per uscire, sto mettendo le copertine, quelle cose lì. E voi sapete che io poi, fate i bravi a mamma, quando faccio una cosa la faccio perché...
sono sicura di quello che andrò a fare, non faccio spendere soldi a occhio, anche perché i soldi già sono limitati e quindi non mi permetterei mai di dicevo, non mi permetterei mai di far spendere dei soldi ad Antonio senza avere dei frutti, non lo farei mai, e quindi ci ho pensato e ripensato e ho detto no, lo devo fare assolutamente. È una cosa di cui ho bisogno proprio di farlo, perché non sto bene. Perché ultimamente appunto ho esagerato in tutto e per tutto, e quindi aspettate. Dicevo, nell'ultimo periodo l'esagerazione è stata un po' troppa, quindi poi mi rendo conto che tutti i sacrifici che ho fatto andranno persi e no, non è così. Quindi ho prenotato giovedì alle 16. Sono molto curiosa, molto contenta. Proprio aspettate, perché sto parlando strada facendo, cioè ne sto scendendo. Molto curiosa, molto felice, molto euforica. Non vedo l'ora, comunque ne parleremo dopo con calma perché sto uscendo. Questo è il mio trucco di oggi sul verde, perché mi sono vestita con la maglia verde. Emma, ti sei portata tua figlia stamattina? Come mai, mamma? Perché? Non ho capito. Mamma, in che senso il cocktail alla bambina? Ma come stai carina con sto? Ti ringiovanisce? Fammi vedere. Invece è bello. Saluta. Butti baci. Che stai mangiando, Emma? Com'è il cornetto? Emma, com'è il cornetto? Le mollichine qua. È buono? È bagnata. La nonna per lei lo prende, eh? Nonna, non mangio, mangio. È È buono. buono. L'accendere. Scusate per prima quando sono uscita che ho dovuto stoppare e sono uscita di corsa. Poi siamo state al bar e poi sono tornata a casa anche di corsa perché sta diluviando. Ovviamente esco io diluvia. Aspettate un attimo. E nulla, come avete visto, ho preso un espressino. Quindi adesso vado a fare lo spuntino con una banana. Allora, dicevo, vado a fare lo spuntino con una banana e una clementina o mandarino, insomma. Sono contenta perché stamattina sono stata molto brava. Ce la posso fare, ce la faremo assolutamente. E poi adesso che ho prenotato, vuoi non vuoi, per forza lo devo fare. E quindi stavo dicendo, erano già un po' di giorni che dovevo telefonare e prenotare. Poi ho parlato con Antonio, lui mi ha detto sì, prenota, e stamattina mi sono alzata e ho prenotato, insomma. Voi sapete che quando metti in testa una cosa è quella? No? No? E quindi niente, è andata. Giovedì scopriremo la mia nuova dieta e sono ultra euforica. Bene, ragazzi, io vado a fare lo spuntino. Anche perché è un po' tardino. E poi ci dicevo, vi faccio vedere poi dopo cosa pranzo, se mi ricordo, vi faccio vedere comunque la mia giornata alimentare, insomma. Allora, ragazze, lenticchie, ho preso queste qui decorticate perché così. Allora, dicevo, ho preso queste qui decorticate per digerirle bene. Allora vado a fare 110, faccio 110 grammi perché mangerà anche Emma con me. Quindi metto qualcosina in più pure con la pastina. Quindi vado subito a lavarle e a cucinarle. Allora, ragazzi, tutto pronto. Pastina per Emma, pastina per me con le lenticchie decorticate e zucchine alla griglia. Emma, è buona la banana? Piano piano la mamma, eh? Capito? Stai facendo uno spuntino sano, ricco di potassio, bravissima. Complimenti. Allora, ragazzi, mi sono preparata lo spuntino, un pezzettino di banana, una clementina e due pezzettini, tre pezzettini di pera. Allora, ragazzi, vado a fare lo spuntino, sono circa le 18. Mi sa che stasera non uscirò perché è maltempo. Emma sta mangiando la bananuccia. Spuntino sano.
La giornata sta per volgere al termine e siamo vittoriose. Questa frutta che ho in casa è pessima, è fresca, perché l'abbiamo comprata fresca, ma è proprio il sapore che non ha né arte né parte, né amore, insomma. Faccio il mio spuntino e ci aggiorniamo dopo. Non ho fatto niente di particolare oggi, in verità. Emma ha dormito, io ho fatto la live con voi, ho editato un video e adesso sto ricamando gli alberelli, cioè li sto cucendo perché ne ho fatti tanti e li sto chiudendo. Poi vi li faccio vedere comunque quando li ho finiti. Allora ragazze, mix di verdurine, carote, cavolfiore, broccoli e carne di vitello, è questo? Carne di vitello. E nulla, io con questa deliziosa cena vi do già la buonanotte, perché poi dopo sicuramente non registro più, non abbiamo fatto nulla di particolare, nemmeno la spesa. Aspetta, vieni mamma, tieni. Ah, umma! Perché qui il tempo è veramente pessimo e domani c'è anche allerta, quindi non farò niente nemmeno domani. Ma comunque vi do appuntamento lo stesso domani, perché devo fare un gioco di parole mio, perché comunque registrerò sicuramente anche domani un vlog. E vi auguro una dolce notte e giovedì, ciao!